Siamo qua con Mister Francioso al termine della vittoria, finalmente si può dire, per 3-2 contro il Fagnano. Mister, partita sofferta, in 10 dal trentesimo più o meno, e ci abbiamo messo il cuore e l'abbiamo portata a casa. Cosa ne pensi? Ma guarda, oggi sono felice, è ovvio, no? Quando questi benedetti 3 punti che aspettiamo da queste 3 gare che abbiamo già fatto. Me lo aspettavo anche in precedenza, però come ho detto ai miei ragazzi è un campionato difficile questo e dobbiamo interpretare le gare veramente tutte come delle battaglie, ma le battaglie si fanno con il cuore. Dobbiamo essere compatti, e io dico che la squadra mia è compatta perché abbiamo un bellissimo gruppo. Però le gare si vincono con il cuore e tutti insieme, con tutti e 20 giocatori che scendono in campo. Quindi oggi è stata veramente una gara vinta con il cuore. Poi, come hai detto tu, dopo 28 minuti rimanere in 10 uomini è brutto, ti taglia le gambe. Poi abbiamo fatto l'1-1, siamo rientrati negli spogliatoi alla fine del primo tempo con questo risultato, però sai, entri dentro e giustamente devi ricaricare anche sotto l'aspetto psicologico i giocatori, perché dopo è normale, entri in campo in 10 uomini, quindi mi metto nei panni anche della squadra avversaria che giustamente in 11 cercano di fare la gara, poi loro avevano anche loro 1 punto, quindi presumo che nella loro testa c'era di attaccarci. E invece mi sono accorto che dopo 15 minuti loro avevano un attimino mollato fisicamente, questo me ne sono accorto, e da lì che appunto ho detto ai miei ragazzi di provarci, e veramente mi hanno dato tanto oggi. Sono veramente contento per la prestazione e per quello che mi danno anche in settimana. Sono 15 giorni che veramente stanno lavorando con una certa allegria, con uno spirito veramente del divertimento, venire all'allenamento col sorriso, giusto per avere quella valvola di sfogo, perché alla fine è uno sport, è un divertimento, quindi tante persone magari lavorano e vengono al campo anche per passare quell'ora e mezza, quindi io voglio quella serenità, quella voglia di venire al campo col sorriso e di passare un'ora e mezza in armonia, perché qua da noi è una famiglia. Chiaramente è molto difficile come piazza, come ho sempre detto, è vero, siamo a Saron e giustamente dopo tanti anni, però oggi quello che ho promesso ai saronnesi e ai nostri tifosi, siamo veramente usciti, ma penso anche alle altre gare, con la maglietta bagnata di sudore. E questo è quello che ho promesso e io voglio mantenere questo. Poi le partite si possono vincere e si possono anche perdere, come quella di sabato scorso, che secondo me siamo usciti sconfitti, ma potevamo fare benissimo i 3 punti. Il calcio è questo, punto. Bisogna continuare con umiltà e domenica c'è il marazzone, appunto, pensare già alla prossima gara. Io non sono come i giocatori che gioisco, gioisco dentro, per me da adesso io penso già al marazzone, quindi cercherò di dare alla mia squadra questa mentalità. Abbiamo vinto, ci sfoghiamo adesso, finita la doccia, finito, e poi già con la sì, ma non da domani, già da oggi, basta, finisce lì, chiuso. Grazie mister e in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo qua con Matteo Parisi al termine della partita vinta per 3-2 contro il Fagnano. Parisi, come hai visto la partita? È stata una partita combattuta dal primo minuto fino all'ultimo. Siamo stati bravi a star lì, abbiamo recuperato bene e alla fine è arrivata anche la vittoria. Quindi bravo il Saronno e penso che sia la strada giusta di costruire anche un bel gruppo, quindi continuiamo così. La vittoria è partita da un gol di Surace, frutto di un tuo assist. Cosa si prova a far partire una rimonta del genere? No, è stato bello, poi un grazie speciale anche ai tifosi perché ci sostengono sempre, quindi è tutto frutto, viene da delle giocate così, è stata una bella giocata, però provo anche io che l'ha buttata dentro. Grazie Teo.
grazie a voi. Siamo qua con Scavetta, il match winner di questa gara. Scave, come hai visto la partita? Il primo tempo diciamo che ci siamo studiati un pochettino, poi c'è stato un episodio che ha cambiato la partita. E niente, non ci siamo disuniti, siamo andati all'intervallo sul risultato di 1-1. E il secondo tempo siamo entrati con una ancora più carica del primo tempo e abbiamo avuto un altro episodio a sfavore, sono andati in vantaggio e non ci siamo disuniti fino alla fine, abbiamo fatto una rimonta pazzesca, se si può dire. Finalmente, dopo un po' di giornate negative, siamo riusciti a portarla a casa. Adesso può iniziare il nuovo campionato? Certo, ce lo meritavamo perché veramente anche sabato scorso con la Cobb avevamo fatto una gran partita, secondo me a tratti meritavamo anche una vittoria larga e ce lo meritavamo davvero. 3 punti, adesso ripartiamo da questa vittoria e continuiamo a lavorare in settimana bene come stiamo facendo da parecchio tempo. I risultati, se lavori bene, arrivano. Grazie Scave, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo qui con il mister Fagnano. Mister, come hai visto la partita? Sconfitta, 11 contro 10. Cosa è mancato per poterla vincere? Non è facile dire cosa è mancato. Tante cose sono mancate. Noi siamo una neopromossa. Certo che oggi in vantaggio 2 volte e poi in superiorità numerica non avrei mai pensato che avesse un epilogo del genere la partita, però giustamente complimenti a loro, ci hanno creduto più di noi, noi abbiamo commesso degli errori veramente marchiani, ma niente, dobbiamo continuare a lavorare, altre ricette non ne conosco, e far crescere i nostri giovani che indubbiamente stanno facendo un pochino più fatica degli altri. Però tra l'altro il gol vostro è arrivato da un 2001, se non sbaglio. Sì, ma la colpa non è del 2001, la colpa è mia e basta, quindi non è il caso di dare. No, dico un buon 2001. Ah sì, quello che ha esordito Sassi, sì, Sassi. Allora, sì, sì, assolutamente positiva la sua prestazione, sono contentissimo. E niente, dobbiamo continuare a lavorare, avere la pazienza di aspettarli, farli crescere, perché non possiamo permetterci di andare a acquistare giovani che costano tanti tanti soldi e che sono stati nel settore giovanile importanti. Abbiamo dei giovani buoni, ma dobbiamo aspettarli perché sono ancora senza malizia, quindi tante cose devo imparare, purtroppo è questa la verità, nient'altro. Però qui tutta la responsabilità è mia perché non sono ancora riuscito a trasmettere quello che vorrei. E quindi niente, tanti complimenti ancora a Soronno. Grazie mister, niente, e buon lupo. Niente, buonasera. Siamo qua con Diego Surace, l'autore del gol che ha fatto partire la rimonta del Saronno. Diego, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa questi 3 punti in una partita difficilissima perché in 10 dal primo tempo. 2 parole sulla partita. Allora, è iniziata male la partita, siamo andati in svantaggio, poi l'abbiamo pareggiata, poi al secondo c'è stata l'espulsione che diciamo che è un po' banale e niente, al secondo tempo abbiamo preso un gol, secondo me, di sfortuna e niente, abbiamo rimontato, per me è una vittoria meritata questa, perché hanno fatto solo 2 tiri in porta, noi abbiamo fatti più di 5-6, vittoria meritata. Come ho detto anche a Scave, si può ripartire il nostro campionato da questa vittoria? Sì, sì, per me anche settimana scorsa meritavamo di più e speriamo che sia la svolta della stagione e con entusiasmo andiamo a Razione a fare 3 punti. Grazie Diego.